194 è una grande legge. Iniziamo a dire questo: la Agenda 194 è stata una legge voluta dalle donne ed è venuta fuori alla fine degli anni 80, dopo quella grande battaglia rivoluzionaria. Per noi fu una grande battaglia quella per il divorzio, e sotto la grande spinta della conquista del primo grande diritto civile negato agli italiani, con la spinta, con il turbo che diede il movimento femminista, si arrivò alla 194. La 194 è stata una grande legge. Pensate che, e lo dice non Mercedes, lo dice il decreto, lo dice il ministro Balduzzi, quello del governo Monti, che nel 2000 che ha scritto nella sua analisi della 194 che nella fine degli anni 80 in Italia abortivano 215.000 donne. Nel 2011 hanno abortito meno della metà delle donne. La 194 ha prodotto una rivoluzione, perché la diffusione dei consultori, l'informazione, la presenza capillare della possibilità di molte donne di avere uno sportello, di averlo anche gratis. Dobbiamo dire che un'assistenza sanitaria avere in molti posti ha permesso dei passi avanti nella pianificazione familiare. Quello che nella 194 non ha mai funzionato, per cui i tentativi, più che tentativi di suo affossamento, sono tanti, risiedono in pochi articoli, in tre articoli della legge 194, e quella che riguardano appunto l'obiezione di coscienza. Perché? Perché l'obiezione di coscienza, innanzitutto chiariamo una cosa: l'obiezione di coscienza la fanno sia i ginecologi, sia i medici, sia anestesisti, noi, sia il personale di sala operatoria. Perché quando si parla di 194 si parla sempre dei ginecologi. Non è vero, c'è un aborto, un'interruzione, come si deve fare in anestesia, perché altrimenti è dolorosissima. Quindi l'anestesista serve per addormentare le donne, il personale di sala operatoria serve perché sennò non strumenta il ginecologo e l'anestesista. Quindi l'obiezione riguarda cioè tutto il comparto della sanità. Cosa succede? Che all'atto dell'assunzione al medico viene chiesto la obiezione di coscienza. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che ci sono punte di obiezione che arrivano al 90%, come in Regione Campania o in Veneto, soprattutto i posti peggiori sono il Veneto e la Campania, dove l'obiezione di coscienza diventa in vastissime aree obiezione di struttura. Quindi le donne non si possono rivolgere a un ospedale più o meno vicino, sono costrette a viaggi extra regionali. Molte donne del Veneto vanno a fare le interruzioni in Emilia Romagna, perché lì non c'è questa macchia di leopardo dove si può e dove non si può. Che cosa fa la politica quando parla, quando cerca di dare delle risposte all'obiezione di coscienza? Beh, sull'obiezione di coscienza la politica non ha una idea ben precisa di che cosa si tratti. E questo lo dico con rammarico, perché ho letto e mi sono studiata una mozione che è stata fatta al Senato, purtroppo da parte del Partito Democratico, in cui le soluzioni quali erano? Dunque, obiezione di coscienza, come si può superare? Mandiamo i medici non obiettori dall'ospedale di Canicattì, lo mandiamo a Gela e va a fare le interruzioni. Praticamente la mobilità di noi non obiettori, cioè mazziati e cornuti, perché tu non solo te le devi fare nella tua struttura, no, ti mandano pure a fare il lavoro negli altri ospedali.
e gli obiettori non vengono toccati. Questa è una proposta che c'è nella mozione di cui prima. L'altra proposta è l'incentivazione della pillola RU, cioè quella che si dà, che sarebbe l'aborto medico, cioè quello non chirurgico. Che cosa significa? Che è una cosa che in America è praticamente una che si fa ambulatorialmente, la donna arriva, gli dà la pillola e a casa poi si risolve il problema con la perdita. In Italia questa pillola esiste, questo strumento esiste, ma la regione Lombardia come la regione Puglia prevedono l'ospedalizzazione, cioè 72 ore in ospedale. Ciò significa che chi deve interrompere o prende le ferie ma non va in malattia, la minorenne di 15 anni, come fa a dire al caso, beh, me ne vado 3 giorni in ospedale, voglio dire, o la lavoratrice, o il lavoratore attorno. L'interruzione è una cosa che si risolve normalmente nel day hospital, cioè si risolve la mattina, si ricorre, pomeriggio vanno a casa, no? E poi c'ha la sua pericolosità, perché se non c'è una diagnosi precisa ed è una gravidanza extrauterina, in America ci sono stati 4 morti. Anche Flamini dice che non è così pericolosa, però in realtà, e poi c'è il grande limite che la devi fare entro la 7ª settimana. Una donna si accorge di essere incinta verso la 4ª, quindi ha solo 3 settimane. Cioè è una non soluzione, oppure una soluzione parziale del problema. Ancor peggio ha fatto Mario Riccio. Sapete chi è Mario Riccio? Mario Riccio è il consulente dell'associazione Luca Coscioni, cioè dei radicali. È quel famoso medico che ha subito una serie di processi perché ha fatto la deconnessione di Pier Giorgio Welby dal ventilatore. Non so se vi ricordate tutta quella questione. Bene, Mario Riccio, uomo illuminato, ha scritto una letterona, ha pubblicato come risolve lui il problema dell'obiezione di coscienza: costringere i posti dove c'è l'obiezione di struttura a istituire delle aree cosiddette a gettoni, per cui noi medici non obiettori, siccome là si guadagna da 500 euro, andiamo e facciamo la giornata di interruzioni. Anche questa è una proposta da rigettare, una proposta volgare, perché innanzitutto non è di grande stima verso la classe medica. Io non vado a fare l'interruzione perché mi pago, io le faccio perché rispetto la legge italiana. È comunque brutto il concetto, se mi vuoi pagare, poiché siamo anche noi dei mercenari. Voglio dire, chiamatemi per fare le sale operatorie, tutte ernie inguinali, le artroscopie, un po' di tiroidi, poi pagatemele volentieri che vengo, ma non chiamatemi, non chiedetemi soldi per addormentare le donne, perché questo offende me come donna intanto, no? Allora qual è la soluzione politica? Perché poi uno può ridere, può scherzare, però poi le soluzioni ci sono. Le soluzioni sono quelle di riequilibrare i concorsi. Cioè, non è possibile assumere persone a cui poi chiedi, cioè, se un obiettore o non obiettore, ma voi che cosa vi pensate che risponde uno? Cioè, sono tutti ideologicizzati, tali da dire, no, la gente... I miei colleghi, io lavoro in un reparto, questo penso di poterlo dire, siamo 22-23 anestesisti, siamo in 4 non obiettori, cioè tutti gli altri sono elettori del SEL, sono obiettori del PD, sono obiettori del PDL, ci sono i cellini, c'è uno che mi ha detto l'altro giorno sei tu l'assassina di turno, ma fa niente, voglio dire, ci sono elettori di tutti i partiti, semplicemente perché dobbiamo capire che fare l'interruzione non è un gioco, è un'anestesia facilissima e come intervento è veramente, lo potrei fare anch'io che sono una capra in chirurgia, però non sono capace, però dopo che ne ho fatte tante sono capace anch'io, cioè non è che ci vuole chissà quale genialata, il problema è che fare l'interruzione fa male sempre, fa male vedere le donne, fa male vederle mandarle al reparto, fa male sapere le loro storie, fa male. Quindi essere non obiettori
ha il suo peso, e chi come me lo fa da sempre incorre in una sindrome che si chiama il burnout. È quello che hanno gli infermieri di rianimazione, quello che fanno i medici quando c'è il rifiuto di andare a lavorare. Questo, a questo incorre il medico non obiettore, perché per anni fare sempre quel lavoro tutti i venerdì e sei di interruzioni è pesante, detto in dialetto vario pugliese. Cioè, quindi qual è la soluzione politica? La soluzione politica è una sola, è che la legge dello Stato italiano va rispettato, e va rispettata. Chi viene assunto in un ospedale italiano rispetta le leggi dello Stato. Se non le vuole rispettare, andasse a lavorare a San Raffaele, andasse a lavorare alla Santa Rita, gli sta pure bene, andasse a lavorare in tutte le cliniche confessionali. A convalidare quello che io vi dico, ormai molti medici vanno all'estero a lavorare, no? E ci sono molti miei colleghi, non obiettori, che vanno a lavorare nel Canton Ticino, che vanno a lavorare in Francia, in Inghilterra, in Germania. A questi colleghi non gliene frega un beniamato se di farlo o non farlo, pur di aver, vanno a lavorare all'ospedale. Faccio per dire di Bellinzona, cantonale di Bellinzona, hanno firmato il contratto a Bellinzona, rispettano le leggi della Svizzera. E quindi il problema dell'obiezione è un problema solo italiano, è un problema solo della vittoria, lo devo dire, una parte della Chiesa che ha posto delle barriere tremende per una vera e seria realizzazione della 194. Grazie.